Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretto Acquesio. La Giunta regionale ricerchi un ulteriore livello di condivisione tra istituzioni locali, cittadini e società, proponente per la realizzazione del progetto pilota per lo sfruttamento dell'energia geotermica nella Piana dell'Alfina. È la base a cui verrà sostanzialmente incentrata la proposta di risoluzione che la seconda commissione si è impegnata a votare nella riunione della prossima settimana. Il lavoro di approfondimento della mozione sottoscritta da tutti i capigruppi consigliari era stato deciso dall'Aula di Palazzo Cesaroni lo scorso 1 dicembre. La questione è stata al centro di diverse audizioni della Commissione, una con i comitati dei cittadini e i sindaci dell'Orvitano, un'altra con l'azienda che ha presentato il progetto dell'impianto ed infine con i tecnici della Giunta regionale sul contenuto del progetto. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Liberati, in apertura di seduta, ha chiesto di approfondire una lettera firmata dal presidente dell'Associazione Lago di Bolsena, Piero Bruni, indirizzata al MISE e per conoscenza del presidente della Regione Umbria e Lazio, ai presidenti e membri delle Commissioni Ambiente e procuratori della Repubblica di Roma e Terni, il cui contenuto riguarda la strutturazione, la forma societaria, le specifiche esperienze della società proponente. Riteniamo gravissime e inaccettabili le considerazioni che il manager della società ITV LKV Diego Righini ha espresso in una lettera aperta in cui, lamentandosi dei ritardi burocratici nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto della centrale geotermica di Castel Giorgio, affermava che se egli avesse commesso un reato oliando e passando bustarelle ai funzionari pubblici preposti, tutto si sarebbe risolto in breve tempo. Così il presidente della seconda commissione di Palazzo Cesaroni, Eros Breger, in una nota condivisa anche dai componenti dell'organo assembleare. Chiederemo formalmente alla presidente dell'assemblea legislativa Donatella Porzi, aggiunge il presidente Breger, di attivarsi per valutare i contenuti delle affermazioni del manager, qualora se ne ravvisassero gli estremi, di agire a tutela della commissione e dell'istituzione. Abbiamo osservato i dati delle multe che il Comune di Orvieto ha elevato negli anni 2015, 2014, 2013 e 2012 ed abbiamo fatto un confronto analitico ed oggettivo per capire se i malumori degli orvitani per l'eccessivo numero di contravvenzioni nell'anno passato fossero una presa di posizione pretestuosa o al contrario rispondessero ad una incontestabile verità. Bene, conti alla mano, rispetto alla media dei 3 anni precedenti, nel 2015 il numero delle multe è aumentato del 28%. Per rendere il confronto più corretto possibile non abbiamo preso solo l'ultima annualità, ma abbiamo fatto la media delle multe elevate negli anni 2012, 7.240, 2013 8.010, 2015 ne sono state elevate la bellezza di 10.572. Di fronte a questo incremento esponenziale occorre affermare che i malumori dei cittadini erano e sono assolutamente giustificati, soprattutto alla luce del fatto che una crescita di quasi un terzo rispetto agli anni passati non può essere assolutamente considerata né fisiologica né dettata dalle contingenze né tantomeno da una minore attenzione nell'osservanza delle norme del codice della strada. Questo pesantissimo incremento delle multe al contrario attesta come Germani, il PD e le stampelle abbiano fatto una vera e propria scelta politica finalizzata ad impoverire i cittadini, fare cassa, depotenziare la città e, cosa altrettanto grave, creare un clima di sottomissione al potere. Per arrivare a 10.572 multe, continua il documento, a firma di identità e territorio, nel solo anno solare 2015 sono stati usati mezzi più squallidi come sguinzagliare i vigili alle 6 della mattina o come falcidiare di multe durante le serate organizzate per rendere più viva ed attraente la città. Ormai è chiaro a tutti, i Germani, il PD e le stampelle stanno destrutturando ed impoverendo la città attraverso i soliti strumenti che da sempre usa la sinistra, togliere con ogni mezzo i soldi dalle tasche dei cittadini per poi usarli per gestire e consolidare il potere e ramificare le clientele. In una città con tutti i numeri in negativo, l'unico dato in controtendenza è il più 28% delle multe, conclude il documento di identità e territorio. Coerenza programmatica delle scelte effettuate, stretto collegamento tra le attività previste e le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Sono queste le linee che definiscono il primo documento di economia e finanza regionale, il DEF, della Regione Umbria 2016-2018, che andrà a sostituire il documento annuale di programmazione che è stato presentato nella sala giunta di Palazzo Donini a Perugia nell'ambito della riunione di concertazione dei soggetti socio-economici e istituzionali nella presenza della Presidente della Regione Umbria, Caduccia Marini,
e degli assessori regionali Luca Barberini, Fernanda Cecchini e Giuseppe Chianella. Il documento individua le priorità secondo l'articolazione in missioni e programmi imposta ai bilanci regionali del decreto legislativo 118-2011, raggruppandoli in 5 aree di intervento: istituzionale, economica, culturale, territoriale, sanità e sociale, allo scopo di comunicare la visione strategica e le priorità alla base dell'azione della Regione. Strategia d'attacco, che vuol dire? Beh, intanto vuol dire, con il documento che accompagna il bilancio della Regione, che dal punto di vista finanziario gli Umbri non avranno sorprese sul piano della tassazione, quindi l'invarianza fiscale in vista del bilancio 2016, capacità però di cofinanziamento di tutti i fondi europei per l'agricoltura, per le imprese e per il lavoro, e anche la continuazione di un processo di riforme favorite anche dalle decisioni che ha assunto il Parlamento e il Governo nazionale sulle società partecipate, che consegnano in mano ai presidenti di regione il compito diretto di procedere ad una semplificazione dell'assetto. Noi lo abbiamo in parte già fatto in questi anni passati, è mia intenzione completarlo. Quindi significa liberare le risorse per lo sviluppo e il lavoro dell'Umbria e ancora una volta continuare ad una riqualificazione della spesa pubblica. Con questo è tutto, DG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquegio, torna puntuale tra un'ora.